quello di cui andiamo a parlare oggi è la produzione del deflusso superficiale, ovvero la runoff generation. Ci sono due modalità di produzione del deflusso superficiale principali, e questa, la prima è la diffusione per il deflusso per superamento della capacità di infiltrazione. Il secondo è il deflusso su suoli saturi. Per quanto riguarda il primo, è chiamato anche deflusso ortoniano da Orton, che è stato uno dei padri fondatori dell'idrologia del secolo scorso. Il secondo è spesso chiamato deflusso dunniano perché Tom Dunn, che è un idrologo geomorfologo ancora vivente, speriamo che lo rimanga a lungo. È stato il primo che nel 1978 ha in qualche modo rivelato questi aspetti. C'è una variazione su questo tema di cui parleremo forse un po' di meno, che però è rilevante ricordare, che risale agli studi di Hewlett e Hibbert, che predatano quelli di Tom Dunn. Questi di Tom Dunn sono del 1978, questi di Horton sono del 1940 più o meno, questi di Hewlett e Hibbert sono del 1963. Hewlett e Hibbert in pratica dicono che il deflusso subsuperficiale, non il deflusso superficiale, è sufficiente a garantire la presenza di acqua nei canali fluviali, e quindi sostenendo in sostanza una posizione che non è esattamente quella di Tom Dunn ed è diversa anche da quella di Orton. Chi oggi si occupa di questi temi sa che si vede pochissimo deflusso superficiale nei bacini naturali, mentre se ne vede molto nei bacini